vado a lavorare, faccio tutto quel che devo fare e devo anche cucinare. Ecco, i nostri corsi di cucina sono fatti proprio per ricordarci invece che da quello, da come affrontiamo la preparazione del pasto, dipende molto la nostra salute. Allora, due parole su quella che è la macro mediterranea, termine che è stato coniato dalla Grande Via, grazie alla grande conoscenza del dottor Franco Berrino, che ha saputo unire le sue competenze scientifiche con la conoscenza di una cultura orientale che non ci appartiene, ma che ha tantissimi punti in comune con quella che è la nostra tradizione mediterranea. Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibo vegetale, quindi cereali integrali, legumi, verdure di stagione, frutta di stagione, semi oleaginosi. Uno dice: non so più cosa mangiare. Se ascolto Tizio dice di mangiare una cosa, ascolto Caio un'altra, vado in internet e trovo di tutto. Allora, in realtà noi sappiamo perfettamente qual è l'alimentazione dell'uomo. Le grandi civiltà sono nate lungo un fiume che ci permette di coltivare la terra e di raccogliere con un consumo di prodotto animale occasionale. Una volta era: andiamo a caccia, quando prendo, prendo e ce l'ho. Tra l'altro ce l'ho in quel momento, ma non avendo il frigorifero non posso mangiarlo per i prossimi due mesi. Quindi mangio il prodotto animale e fino a quando non lo ribecco un'altra volta non ce l'ho più, ok?